Buongiorno, grazie di essere venuti. Oggi sarà la giornata dedicata ai materiali compositi. Primo a parlare è il professor Crivelli Visconti, che presiede il settore dei materiali compositi in ambito di implementazione, nel senso che è stato fondatore della scuola italiana dei materiali compositi all'Università Federico II di Napoli, ha fondato praticamente tutto l'ambito dell'aeronautica, il settore dell'aeronautica dei materiali compositi di Napoli, e quindi meglio di lui non penso ci sia nessuno per introdurre. Poi lui parlerà del suo nuovo progetto, di un altro progetto suo come intro, come applicazione delle fibre di carbonio. Però adesso vi parlerà in generale del carbonio, dei materiali compositi. Grazie per la presentazione, forse non merito a metà. E allora, io per questa sessione, questa comincia in questo momento, così? Meglio. Non ho preparato niente, perché, lo dico francamente, non sapevo di dover fare questa presentazione stamattina. Sapevo della presentazione dell'oggetto, questa bella particolare del pomeriggio, lì ci voglio dimostrare. Ma qui non avevo preparato niente. Parlare dei compositi delle fibre di carbonio sarebbe una cosa che prende ore, quindi non so né da dove cominciare né da dove finire. Quello che vi posso dire è aprire prima a voi magari un discorso e chiedermi qualunque cosa vi possa venire in mente e fare un po', non dire una storia, ma dire qualcosa in più su quelli che oggi tutti quanti chiamiamo compositi e chiamiamo fibre di carbonio. Allora, il carbonio, come sapete, è un elemento C, e tutti, forse non tutti, sapete che il carbonio solidifica due forme cristalline. Una è una forma chiamata cubico a corpo, no, cubico speciale, dico cubico molto particolare. L'altra invece è una struttura esagonale, cioè il carbonio si è messo secondo esagono, secondo cristallino. La struttura cubica è nota a tutti, probabilmente di due signore presenti è nota di più, che è quella che noi comunemente chiamiamo diamante. Allora, quando si parla di carbonio bisognerebbe distinguere se parliamo di carbonio cubico o se parliamo di carbonio esagonale. D'altra forma, quella esagonale, la struttura esagonale è quella che tutti quanti conosciamo, della cosiddetta grafite, per la mina, delle matite o altre cose simili basate su grafite, che è sempre carbonio, la stessa cosa che chiama, solo che lei non andrebbe in giro con una mina attaccata a quella, no, un diamante sì. Allora, quando parliamo di fibre, che parliamo del carbonio, vogliamo indicare la natura chimica, chimicamente è carbonio, c'è dubbio, però fisicamente, come struttura fisica, è grafite. Quindi se volete essere più precisi, anche salire un po' un gradino più su con i vostri colleghi, parlate di fibre di grafite, tanto meglio. Però oggi comunemente si parla di fibre di carbonio e anche io parlerò di fibre di carbonio. Diciamo, però dovete sapere che non è carbonio cubico, ma è carbonio grafite. Questo è molto importante, non è un aneddoto o una sciocchezza che abbiamo detto. Molto importante perché durante la fabbricazione delle fibre, so quanti di voi sanno come si fabbrica una fibra di grafite o di carbonio, durante la fabbricazione si parte il 99% dei casi da fibre sintetiche, quelle che voi conoscete come nylon, fibre acriliche, idriche, che sono tutti derivati, come sapete, dagli scarti dell'industria del petrolio. Quindi in qualche modo le fibre di carbonio sono legate all'industria del petrolio. Si parte da queste fibre, per esempio fibre di rayon, che è una delle fibre più comuni per la fabbricazione di fibre di grafite. Queste fibre sottilissime, ordine di grandezza del diametro dei nostri capelli più o meno, vengono fatte passare attraverso una serie di scatti, di reattori, in cui praticamente si riscalda. Si riscalda sempre più in modo da perdere tutti gli altri, tutti gli elementi presenti nella fibra, che sono azoto, ossigeno, carbonio, idrogeno.
Questi sono i quattro elementi principali dei materiali organici. Man mano si perdono tutti e rimane solo il carbonio. Ecco, in questa forma quasi di fibre di carbonio, che non sono fibre inutili così come sono, perché sono usate al posto dell'amianto. Sapete, l'amianto non usa più per tanti motivi, veri o giusti o ingiusti che siano, non approfondiamo, non si usa più. Quindi al posto dell'amianto molto spesso si usano queste fibre di carbonio, che è carbonio messo a caso nello spazio che prima era la fibrina di Rayleigh. Bene, adesso se si prendono queste fibre e le si portano ad alta temperatura o ad altissima temperatura, naturalmente in ambiente protetto, il carbonio, l'ossigeno, il CO, CO2, il gas, e si sparisce completamente. Quindi quando si porta in atmosfera controllata ad alta o altissima temperatura, succede che questi atomi di carbonio si coalescono, diciamo, cioè si uniscono fra di loro formando dei piccolissimi cristallini. E guarda la sfortuna, non sono cristallini cubici, cioè non sono diamanti, ma sono cristallini di grafite. Se fossero cristallini di diamante, queste fibre di diamante da tutta la mostra, mentre invece sono fibre di grafite, cioè sono piccoli cristallini di grafite. Dico questo. Piccoli cristallini di grafite, importantissimo quest'ultimo fatto che ho detto, perché in funzione di come avviene quest'ultimo stato in atmosfera controllata per non distruggere le fibre di carbonio, si fa in modo di accrescere questi cristallini di grafite in modo particolare. Non posso scendere nel dettaglio perché sarebbe lungo, però a seconda di come facciamo il trattamento su questi cristallini di grafite che si formano durante lo stadio di grafitizzazione, noi possiamo avere i vari tipi di fibre che voi conoscete, cioè possiamo aumentare la resistenza a rottura, allora si parla di HS, high strength, fibre HS, fibre alta resistenza, oppure possiamo non aumentare tanto la resistenza, quanto invece aumentare molto il modulo elastico, cioè la rigidezza. Si parla allora di fibre HM, high modulus. E queste sono le due, poi c'è uno stadio, come dire, una tipologia intermedia, che non ha tanto il nome standard S solamente, e sono i tre tipi principali di fibre che esistono sul mercato, prodotti da inizialmente gli inglesi. Sembra strano, ma gli inglesi sono già quel tipo di scienziati, diciamo così, che scoprono le cose e poi se ne vanno, le abbandonano, non se ne frega più niente nessuno. Così sono fatti. Fatta questa grande scoperta, la prima commercializzazione di fibre di grafite è in Inghilterra, anni 60, fine anni 60. Poi sono i giapponesi, americani, tedeschi un po', cinesi, che oggi producono la grandissima maggioranza di fibre di carbonio. Le tipologie sono tre, poi ovviamente ogni produttore ha le sue caratteristiche un po' particolari, però queste sono le tre tipologie. I valori che penso che voi abbiate qualche volta incontrato e conoscete sono valori elevatissimi. Attenzione, accompagnati da un peso specifico di 1,8, 1,75, 1,9, questo è il valore della massa volumica, la densità, il peso specifico, chiamiamolo come volete. Quindi un peso molto basso, caratteristiche meccaniche molto elevate. Fate il rapporto tra queste due caratteristiche meccaniche diviso il peso specifico, avete dei valori chiamati valori specifici, resistenza specifica o modulo specifico, elevatissimi, al di sopra di qualunque materiale strutturale che voi possiate immaginare, anche i migliori acciai speciali, anche quegli acciai che si usano a durata, sapete già che i materiali metallici si usano a durata, si può applicare però dopo 8 ore di lavoro di adesso. Questi materiali che state cercando hanno delle proprietà elevatissime. I numeri, se volete, possiamo anche dare dei numeri, ma per esempio prendendo come campione d'acciaio, no? Il materiale classico principale per costruzione, il modulo elastico di un acciaio in non so quale unità di misura voi preferite. Io preferisco il grammi al millimetro quadrato, le vecchie terminologie. È 21.000 questo
standard classico. Ecco, con le fibre di carbonio si può arrivare a 40.000, 50.000, 70.000, cioè parliamo di valori moduli, rigide, 2-3 volte superiori a quelli del miglior acciaio, con un peso bassissimo. E questo per quanto riguarda la dimensione e le... Quando andiamo però a usare, le volete usare in qualcosa, per esempio questo esempio che vedete qua, il tubo o altre cose, naturalmente le fibre da sole non servono niente. E non servono niente, vi dico una cosa importante, poi ci verrà nel pomeriggio, su cui insisterò più nel pomeriggio. Prendete una fibra, un capello, tirate la trazione, no? Attrazione a quei valori che vi dicevo prima, valori elevatissimi. Prendete questo stesso capello o fibra, si sono riciclato in compressione, la resistenza zero. Se prendete un fibra, spacco, quindi comprimere, non offre nessuna resistenza, però no, instabilità. Fibre di carbonio ovviamente sono la stessa cosa, non solo il capello, qualunque tipo di fibra sottoposta a compressione reagisce. Non reagisce, reagisce con proprietà bassissime. Per fare in modo di sfruttare le proprietà di queste fibre occorre tenerle insieme. Allora qua, ad esempio, non ci vedrà, cemento armato, questo cemento con dei fili o fibre, se volete, di acciaio, ma è esattamente la stessa cosa. Il cemento serve a tenere ferme le fibre, le barre di acciaio, le quali quindi possono lavorare bene quando sollecitate. Se voi mettete intorno a queste fibre, queste fibre sciolte, i capelli, diciamo così, qualcosa che le tenga unite, e dia quindi forma, poi a pezzo, cioè metterino, dimensione, eccetera, ottenete un materiale costituito da due fatti, che si chiamano matrice, questa cosa che tiene insieme le fibre. Quindi i componenti sono due, fibre e matrice. E qua si apre un campo enorme, perché come tipo di matrice voi potete immaginare in teoria qualunque tipo di materiale che tenga al suo interno le fibre, cioè potete immaginare un materiale che sia di natura plastica, questo termine un po' volgare, diciamo polimerica, un po' più elegante, materiali polimerici, potete immaginare dei metalli che tengono al loro interno le fibre. E potete immaginare dei ceramici, i materiali ceramici, le tre grandi categorie di materiali ceramici, al cui interno sono presenti le fibre. Ecco, quindi voi vedete, avete a disposizione tre grandi tipologie di materiali che si chiamano composite. Il termine composite è un po' vago perché vorrebbe dire composto, ma comunque materiale composto da più fatti. Quindi oggi quando parliamo di composite vogliamo intendere nel 99% dei casi il materiale composite fibroso. Composite fibroso. Allora, avete come vedete tre tipologie di materiali composite fibroso: a matrice polimerica, a matrice metallica, a matrice ceramica. Io non so quanto tempo ho a disposizione, però qualcosa su questo lo voglio dire. Quanto tempo ho? Ancora 5 minuti. Questa distinzione tra materiali composti polimerici, metallici o ceramici è molto importante. Molto importante per tutta una serie di motivi, insomma, sarebbe lungo da citare, ma ne decido solo qualcuno. Composti, fibrosi, immaginate che siano in una certa direzione, hanno le proprietà che si avvicinano, non sono quelle, si avvicinano alle proprietà delle fibre, solamente nella direzione delle fibre, attenzione, in direzione trasversale le fibre non lavorano, questo è un composito unidirezionale. Allora, per superare questo, qualcuno anni fa, parliamo degli anni principalmente 70-80 del secolo scorso, ha pensato, mettiamo le fibre in una matrice metallica, così quando andiamo a lavorare a 90 gradi, è limitato. Non ha proprietà le fibre, ma certamente ha buone caratteristiche meccaniche. E questo parzialmente pure, però si sono fatti molti tentativi, gli americani sono stati quelli che sono andati avanti in questa direzione usando boro, tipo di boro in lega leggera, per esempio. In Italia, per esempio, le fibre di boro invece che le fibre di grafite,
ci piace lo stesso, non hanno più successo. Chi è interessato poi spiegheremo perché. Terza classe, materiali compositi ceramici. Questo è un campo fantastico, direi 10 volte. Queste saranno la vera rivoluzione del futuro. La vera rivoluzione, non evoluzione. Attenzione, perché i materiali ceramici, sapete, sono materiali che resistono ad altissime temperature, distanza chimica infinita. L'unico problema è che hanno caratteristiche meccaniche inficiate da un punto, la fragilità. Cioè, il momento in cui si inizia un piccolo difetto, a quel punto il materiale ceramico si rompe, non c'è dubbio, perché non sopporta deformazione plastica. Il materiale ceramico è fragile, cioè non sopporta deformazione plastica. Questo è un difetto enorme del ceramico. La sfida è che, mettendo le fibre all'interno del ceramico, si può cambiare, e questo è stato verificato, quindi è così, si cambia completamente il modo di comportarsi del ceramico. Cioè si può avere una pseudo plasticità. Non è la plasticità che noi conosciamo e più di no, si deforma plasticamente, è una pseudo plasticità. Vuol dire che il materiale non è più fragile, si rompe lentamente, come il legno quando si rompe, non crolla, perché si rompe sempre più, no? E non può essere fine. Quella è una pseudoplasticità, che non è fragile. Volete dire che si è deformato plasticamente? No, è questo costruito. Allora, la speranza è di avere dei materiali composti, fibrosi, di natura ceramica, cioè con matrice ceramica, con fibre all'interno per produrre questa pseudoplasticità. Questo, quando si riuscirà in questo, dato non ci siamo, dico chiaramente, quando si riuscirà in questo si raggiungerà un livello di materiale rivoluzionario, che potrà essere usato a temperature elevatissime, con proprietà meccaniche elevatissime, cose che oggi non possiamo. Voi probabilmente sapete che i metalli, le leghe metalliche migliori al mondo sono quelle che, alcune leghe speciali che si possono usare anche a temperature intorno a 1100 gradi, ma a durata, cioè dopo 8 ore di funzionamento bisogna buttarle via. Questo con i ceramici non succederà, non succede oggi con i ceramici in sé, con i compositi ceramici non succederà. Quindi come vedete è una visione che abbiamo dei materiali rivoluzionari. Il terzo tipo, che voi vedete qua, vedete dappertutto, è quello di materiali compositi fibrosi a matrice polimerica. E qui la cosa è molto più semplice. I materiali composti a matrice polimerica sono nati intorno al 1940, famoso V2, anzi voi non lo conoscete, lanciato da Fondrao, eccetera, eccetera, era fatto con vetro resina. Fibre di vetro e una matrice poliestere, una matrice era come una matrice polimerica. Il difetto principale, cioè il limite del difetto principale della matrice polimerica fino a poco fa, già quasi stanno facendo notevolissimi progressi, era la temperatura di esercizio. I materiali polimerici sono materiali a sapete che a certe temperature si diventano glass transition temperature, che può essere 80 gradi, 100 gradi, 150, oggi si sta arrivando a 200, 250, ci sono dei polimeri particolari che hanno una fibra intorno a 350, 400 gradi, ma più su andiamo con la fibra G, cioè la temperatura in cui si affloscia il materiale polimerico, più diventa difficile fabbricare il pezzo. Se poi dobbiamo metterci dentro le fibre è ancora più complicato. Quindi quando parliamo di materiali polimerici, compositi polimerici, parliamo essenzialmente di, se sono fibre di vetro, materiali polimerici poliestere, famiglia grandissima, enorme, ma poliestere, fenolica, questo. Se parliamo di materiali un po' più pregiati, quindi parliamo di resine fossiliche, fenoliche particolari o altri tipi di resine che hanno un tipo di circolo elevato.
quindi possono essere usate anche a 100 km/h.